Buongiorno ragazzi, oggi apriamo la rubrica Conosci gli amatori. Qui abbiamo il grande Piero. Allora io ho chiesto a Piero se potevo filmarlo, se mi dava l'autorizzazione a filmarlo. Perché un conto filmare il gruppo con i caschi, con gli occhiali che sono irriconoscibili. Un conto è fare il filmato quando sono in borghese. Ma che me frega, Pino, per Pino questo è. Allora. Cazzo, adesso anche c'è la camera nuova, qui siamo assorti. Sì. Allora, l'altra volta abbiamo conosciuto Antonio, oggi conosciamo un altro forte, un altro big, Piero. Piero, da come ho capito voi siete una squadra, un team, più che altro un gruppo di amici. Un gruppo di amici, post gara li vinciamo tutti, perché noi siamo gli amanti della birra, si chiama il team Moretti. No. Team by Scrivia. Ecco, da Valle Scrivia. Sì, una Valle vicino Scrivia. A Castelnuovo Scrivia. Fate vicino dei bei chilometri. Ma sì, perché tanto noi torinesi ci troviamo bene, si corre bene, siamo tutti amici. Questa è la passione anche per il ciclismo, i chilometri non si guardano. Non si guardano, poi sono amici, sono proprio tanti amici, post gara sono sempre al top. Quindi. Piero, te come ti definisci? Un velocista, un passista? Io sono niente, sono mezzo, no, mezzo e mezzo. Ogni tanto vado in fuga, siamo a poco. Oggi è uno dei favoriti. Forse è vero. Diciamo che, non sei un big di 30-40 vittorie all'anno. Però lui è un outsider, si dice. Oggi piazzato sempre. Oggi, quest'anno ho fatto solo i secondi e terzi, non ho ancora vinto. Oggi la tattica che fai te la dico io, secondo me. Secondo me stai lì a marcare 5 o 6 che conosci te. Che conosco, non ne conosco. E poi cerchi di entrare in una fuga. Se c'era il Petro, marcavamo il Petro, ma il Petro è ai box. Se poi la fuga non c'è, tu verso i meno 2 km incominci a... per favore, ce l'intervisterà. Arrivato il numero 1. Hai meno 2 km, se tu vedi che la fuga non è andata, incominci a posizionare. Tutti i mezzi davanti, la lavorata la fai, lui è un grande velocista. Comunque è uno dei favoriti, Piero. Già stanno parlando Andrea, della cronaca, stavo dicendo che nei giovani, tu corri nei giovani o nei gentri? Compagno di Riccardo, pedala questo qua. Io da debuttante sono passato. Il giudice lì? Il giudice è lui? Però nei giovani, è veterano ancora. Allora iniziamo adesso che è qui a Napoli. Ciao ragazzi, un outsider, che questo va forte. La squadra come si chiama? La squadra gemellata nostra. Sono tutti forti. Posso inquadrarti? Una volta era tu corri nei giovani nei giovani è più duro. Però devi centrare la fuga, un piattone così devi centrare la fuga. Vediamo. E non è facile, è un terno all'otto. A volte provi 100 volte, non va. Ne lasci andare una e quella buona. Adesso è sempre andata così. Ora corri anche due. Ciao. Corri anche te? E qua abbiamo l'altro, grande Carlo. Cinesi? No. Questo non è cinese, questo è coreano. Coreano? Ecco, è un po' diverso. Allora, qui abbiamo il grande Carlo, grande organizzatore. Puoi scegliere, se vuoi vedere la cinese o la originale, quale vuoi. Ma quella della Nilox è sempre cinese, però. No. La Nilox è... Vuoi la cinese o l'originale? Allora facciamogli la domanda. Sì, non ti posso intervistare, quando c'è lui ti intervisto dopo la gara. Senti qua. Scusa. Senti qua. Oh ragazzi, meno male che si fanno due partenze. Stavolta il numero sufficiente è stato raggiunto. Partono prima i giovani e poi i vecchi. Chi non lo conoscesse, le categorie sono da 18 a 48 anni, si chiama partenza giovane, dove c'è dentro junior, senior, veterano. Poi c'è la seconda partenza che è gentleman e super gentleman, che va dai 49 anni ai 67 e le donne partono con i super. Poi ci sono alcuni enti che dividono anche le partenze tra gentleman e super gentleman. Oggi facciamo due partenze, partenza giovane e partenza vecchia. Dai, i giovani sono partiti. Intorno una quarantina, vai Ale, a tutta, eh! Abbiamo Elisa che ha già fatto partire già i giovani. In breve partiranno i mezzi giovanotti. Vediamo un po' che facce abbiamo qua. Abbiamo il velocista Claudio, P,
Piero, il grande Piero, che è un seconda serie così così. Dietro abbiamo un Aschi, un altro un seconda serie così così. Abbiamo un altro BC Store, un altro seconda serie un po' così così. La Turco, un altro seconda serie così qua, di seconda serie. Il prossimo anno faccio io le categorie. Il grande Pino Ferrari, che più che ciclista mi sembra un astronauta lì tra casco e telecamera. Metti la terza il prossimo anno. Io quando ero ragazzino, che mi portava mio papà, in seconda serie erano quelli con i peli nelle gambe, i principianti, quelli che compravano la bici da Decathlon. Adesso vanno più forti di prima serie. In bocca al lupo ragazzi, a tutta! Oh, ma c'è... Abbiamo un altro BC Store, un'altra seconda serie, un po' così così. Ma cerca di interessare anche quelli scarsi. Seconda serie, quelli qua, di qua seconda c'è la serie. Qua c'è la terza. Il prossimo anno faccio io le... Inquadra anche quelli scarsi, devi inquadrare... Pino Ferrari. Devi inquadrare anche quelli scarsi, tu inquadri solo i forti. Metti la terza, oggi ci sono. Io quando ero ragazzino, che mi portava mio papà, in seconda serie erano quelli con i peli nelle gambe. Come me, guarda. Erano la bici da Decathlon, adesso vanno più forte di prima serie. Bocca al lupo, grazie a tutta! Vai Diego, vai a smacca! Thank you.
Torre della Bocca. Cazzo dormono gli ho fatto! Quando si rallenta c'è più di...
proviamo di nuovo. Così è il momento più pericoloso. Le cadute avvengono quando il gruppo rallenta 35 minuti. Non l'ho lasciato andare la mia punta. Adesso proviamo in solitario. Un'accelerazione, magari richiudono una fuga, poi di solito la rallentano, ma lì è il momento di andare via. Ah, porco Giuda, bucato. Mancherà un 6-7 km. Mancherà un 6-7 km. Il pancarieri gioca in casa oggi. Tentiamo una fuga assieme, almeno 4, almeno 5. Quando manca 4 o 5 portiamo in avanti e scappiamo assieme.
anche l'arrivo della seconda partenza dei vecchietti, tutti in gruppo. Mica Claudio! Ale Claudio! Ale Claudio! Ale! Bravo! E beh! Secondo! È secondo? Quanta roba, va! Non sono riuscito a risalire giù. A parte che pensavo che mancava di più. Quando ho visto che era l'ultimo chilometro, ormai cosa vuoi risalire? Pensavo che mancava di più, poi non avevo più tempo di risalire, comunque. Poche scuse. Sì, 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 sì. Tutto ripreso, tutto testimoniato. Chi ha tagliato in una volata sarà squalificato. Chi ha cambiato direzione in volata sarà squalificato, ragazzi. Guarda la sella come mi si è abbassato. Ho preso una buca, di fanno riuscivo più a pedalare. Porco giusto. Come sempre le gare le butto via. Ma però era una fuga a bidone. Che sono andati via la chetichella. Se riuscivo a entrare ci vedi che il bidone non era. Tu sei rimasto nella terra di nessuno. Sei rimasto. È rimasto nella terra di nessuno. Riuscivo a entrarci, la fanculo. Volevo andare. Questa è quella buona. Che cazzo me lo fa fare? Infatti stavo, ero lì a 50 metri. Vabbè. Ora vediamo. Meno male che non faceva un caldo pazzesco come l'altro. Non fa caldo. Ti ho visto partire, ho detto entra. Entra e la sei mica. Rimasto a metà. Quella è la terra di nessuno dove muori solo da solo. No, ma poi ho visto voi che stavate arrivando e ho detto boh, facciamo stare. Ah, c'è il tedesco. Borgodale. Borgodale. Ah, ok. YouTube. Ah, YouTube? Io ho inquadrato te. Me? Ok. Borgodale. What must I description? Pino? Ferrari. Pino Ferrari. Come la macchina. Ok. Canale YouTube, così ti vedi. Look. Ah, ok. I look today. Ma lui è tedesco che parla. Ecco Petro che arriva. Petro! Minchia, ma hai mai preso la volata che ho vinto? Allora, guarda la sella. Nin prima, Nin seconda. Ma guarda la sella. Adesso gli ha dato questo qua, ragazzi. Si è piegata la sella. Gli ha dato una martellata per giustificarsi che non ha fatto la volata, che l'hanno preso per la sella. Non riusciva a pedalare, non riusciva. La catena. Una volta il tubolare, sempre una scusa. Poi pensavo che c'era più chilometri e sono risalito un po', però... Quanti girano? Quattro giri? No, pensavo che mancavano ancora 2 o 3 chilometri. Ho visto l'ultimo chilometro, sono risalito, ma ormai... Madre mia, tu eri... Non sono entrato neanche... Il mio amico Beppe Masi. Ogni volta Beppe Masi aveva sempre una scusa. Ma lui era forte anche Beppe Masi. Ah boh, senti qua, Pino, com'è andata? Ti sei divertito? Sì, divertito, circuito bello, poche curve pericolose. Ma l'amico Claudio... Mezza bici, secondo, Porca miseria, fuga, bravo, bravo. E l'abbiamo ripresa agli ultimi 50 metri. Vabbè. Ma tu lo sai che lavora quello mattino, ha 59 anni? Lui è un lavoratore. 59, 61. Super G, ma lui è in pensione, io sono un lavoratore. Sì, in pensione, lavora mattino. Mamma mia. Babbo, hai fatto un po' di passaggi. Ma no, ha fatto niente. Oh, ragazzi, niente. Adesso quello non è una scusa, ragazzi, guardate la sella, ho preso una buca, si è piegato in avanti, non riuscivo a pedalare. E lì non l'ho stretto bene qua, si vede che si è piegato. Comunque l'importante è non cadere, ci siamo divertiti lo stesso.
E niente, veramente pensavo che mancavano più chilometri, che mancavano almeno ancora 3-4 chilometri, ho visto il cartello ultimo chilometro e non avevo più il tempo di risalire posizione. E niente da fare, porca miseria, va bene. Quello che avete in testa cosa fa? Allora, quello lì è venuto dalla Lombardia a comandare in Piemonte. Sono venuto a comandare. Vediamo un po', qua tutti sono. Ma quello lì seduto là. Quello lì. Quel ragazzo lì con gli occhiali in testa. A parte di un'altra regione. È venuto a fare qua, è venuto solamente a messaggiare, a chattare. Qualche rimbambito. Comunque Carlo io lo vedo meglio ragazzi dietro le transenne in macchina perché a correre. Ma lì un po' quanto ho fatto, ma c'eri alla volata? Sì. Quanto ho fatto? Adesso vado a vedere il video che ho fatto. Adesso vado a vedere. Chi è il vincitore? Oh, abbiamo il vincitore qua, perché qua è allora diventato il Cavendish di Roracco. Che ha battuto il secondo, il campione italiano, quindi tanta roba, vi potete dare anche la mano, ragazzi. E poi abbiamo il nostro amico Pino Ferrari. Pino Ferrari è sempre in prima linea quando è da prendere la birra. Ma quando c'è da prendere la birra è sempre... Me la offrono perché faccio video su YouTube. Ah, che culo.